I più lo chiamano cavatappi, ma se volete essere raffinati, concedetevi anche i termini di levaturaccioli o tirabuchon. Dai modelli più elementari a quelli per veri professionisti del vino, ecco come sceglierli. La forma più semplice è rappresentata chiaramente da una vite. Questo è ancora oggi il cavatappi elementare, come si suol dire, e logicamente necessita di una certa forza per l'estrazione del tappo e di una certa abilità. Questa è un'evoluzione, una modernizzazione di questo cavatappi a vite e uno dei problemi che può avere è rappresentato dalla vite corta. Decisamente più agevole quando arriviamo ad avere a disposizione, come in questi cavatappi moderni, una leva. Il piccolo problema è rappresentato da questa leva qua, che è una leva unica, con problema di o sbeccare il collo della bottiglia o di rompere il tappo prima dell'estrazione. Problema che viene ovviato da questo altro tipo di leva, che ha praticamente due agganci sul collo della bottiglia. Il primo che mi serve quando il tappo è tutto introdotto, il secondo che mi serve quando il tappo è quasi fuoriuscito. Molto differente è quando arriviamo a questi congegni. E logicamente avendo una vite che mi funziona nel doppio senso, in realtà molte volte la mancanza di istruzioni di questi cavatappi qua pongono un vero enigma a chi deve estrarre il tappo, per cui poi si finisce che si prende il cavatappi e si cerca di estrarlo in questa posizione, anche se non è l'uso corretto di questo cavatappi. Molto più interessante questo tappo cavatappi qua, che invece funziona con una vite senza fine, per cui prima penetra il trappo e poi lo estrae. Il problema si vede chiaramente dal fatto che noi abbiamo il tappo forato da parte a parte. Cosa che non dovrebbe avvenire perché nel caso in cui ci troviamo di fronte a tappi che sbriciolano, logicamente avremo i pezzettini di sughero che finiscono nella bottiglia, poi finiscono nel bicchiere e quindi c'è un certo disagio. Un pochettino più sconvenienti questi qua. Anche questo funziona con lo stesso meccanismo. Giro, giro, giro fin tanto che il tappo viene fuori da solo. E non sempre è facile l'aggancio del tappo attraverso questi cavatappi. Questo invece è uno dei tipi più simpatici, più facili, che possono essere utilizzati anche dai non esperti, ma anche da persone che hanno poca forza e chiaramente si tratta semplicemente di farlo entrare e poi c'è una doppia leva che mi consente anche una certa stabilità alla bottiglia in questo caso. Molto interessante anche questo, anche se qua siamo effettivamente su degli attrezzi quasi da professionisti e anche in questo caso l'avvertenza è sempre quella di non bucare il tappo sopra. Ultimi nati questi cavatappi che servono per la stazione dei tappi dello spumante.